L'AIV non passa in consiglio alla pratica sugli equilibri di bilancio, contrari al metodo usato dalla Giunta e quattro consiglieri ormai defilati dalla maggioranza. Il Comune rischia il commissariamento. Il biodigestore ad Isolona di Orero non si farà. La città metropolitana ha stralciato il progetto. Approvati all'unanimità due emendamenti, quello di Elio Cugno del PD e uno proposto dalla maggioranza. Un gesto di affidamento a Maria di tutti gli ammalati nel cortile dell'ospedale di Lavagna. La preghiera che ha concluso i festeggiamenti in onore di Nostra Signora del Carmine. Il tema dell'amicizia al centro del campo estivo a Villanoce per i ragazzi delle medie di Santa Margherita Ligure. I giovani della Fontana Buona hanno riflettuto sulla fragilità. Questa sera puntata di Estate Giovani. Calcio giovanile a Lavagna va in scena il trofeo dei Sestieri, affidato per la parte organizzativa al Centro Sportivo Italiano. 90 ragazzi in campo, le gare si svolgono allo stadio Riboli. Buonasera, buonasera a tutti, gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. Il comune di Leivi rischia il commissariamento. Nel consiglio comunale di ieri sera, infatti, non è passata la pratica relativa agli equilibri di bilancio. In discussione una variazione che consentiva la realizzazione di lavori agli impianti sportivi. Contrari, quattro consiglieri di maggioranza che da tempo fanno gruppo a sé. Ora c'è tempo sino alla fine del mese per rivedere la pratica, convocare un nuovo consiglio. I dettagli nel prossimo servizio, lo vediamo insieme. Il comune di Leivi rischia il commissariamento. In consiglio comunale la pratica relativa agli equilibri di bilancio non è passata. Questa mattina c'è stata la comunicazione alla prefettura, ma ci sono varie strade aperte, tra cui la convocazione di un nuovo consiglio entro il 31 luglio. Per questo motivo il commissariamento per ora è un rischio. Partiamo da ieri sera. Il documento prevedeva il voto di una variante di bilancio per l'utilizzo di spazi finanziari pari a 300.000 euro da investire negli impianti sportivi leivesi, in particolare il campo di San Bartolomeo e la palestra. La pratica ha ricevuto il voto contrario del gruppo composto da Roberta Podestà, Michele Marino, Luca Manfredini e Andrina Solari, ormai gruppo a sé rispetto alla maggioranza. Contraria anche Daniela Prato dell'opposizione, astenuto Antonio Giorgio Solari. Non siamo contro i lavori, ma contro il metodo, spiega Roberta Podestà. Si rischiano interventi a spot senza una programmazione futura. Chi sarà a gestire gli impianti? Domanda la consigliera. Che idee ci sono a monte? E cita un esempio. Abbiamo speso 40.000 euro per evitare che entrasse la pioggia negli spogliatoi, ma non è servita un granché. Sulla richiesta di un metodo più lungimirante e di una maggiore condivisione dunque la pratica non è passata. Di qui il rischio commissariamento che, dice oggi il sindaco Vittorio Centanaro, non è per cattivo governo o per problemi gravi, di qui la perplessità e l'amarezza del primo cittadino che spiega il comune è sano, c'è un avanzo di bilancio di 600-700.000 euro e sugli spazi finanziari avevano dato parere positivo sia ai revisori dei conti sia all'ufficio di ragioneria. Forse, ammette, si poteva presentare la pratica fuori dagli equilibri di bilancio. Di qui il rischio commissariamento fino alle elezioni del 2019. Tuttavia c'è tempo sino al 31 luglio affinché la questione venga rivista e ripresentata in un nuovo consiglio comunale. Gli scenari sono aperti in attesa della decisione del prefetto. Se ci saranno cambiamenti, assicura Roberta Podestà, li valuteremo non con l'intento di far cadere la giunta, ma continuando ad essere propositivi. Il biodigestore di Isolona di Orero non si farà. La città metropolitana ha infatti cancellato il progetto. La svolta c'è stata nel consiglio di ieri a Genova all'unanimità. È stato votato l'emendamento di Elio Cugno del Partito Democratico, al quale si è aggiunto quello del consigliere di maggioranza Simone Ferrero. Il biodigestore, spiega Cugno, era inutile e spaventava la popolazione. Vediamo. Al suo emendamento si è aggiunto anche quello della maggioranza, poi c'è stato l'intervento di Bucci, in questo senso c'è stato, come dire, anche un accordo di intenti su questa pratica? Sì, diversamente dalla settimana scorsa, quando la stessa pratica passata in commissione con lo stesso mio emendamento aveva trovato l'ostilità della maggioranza, ieri a seguito di un intervento, devo dire, molto lodevole del sindaco Bucci a favore di questo territorio, anche la maggioranza ha convenuto che fosse utile lo stralcio di questa ipotesi e ha presentato alla maggioranza stessa un emendamento simile al mio. Ecco.
Quali erano le criticità di un biodigestore a Isolona di Orero? Erano criticità legate al fatto che la VAS non si era potuta esprimere in quanto non conosceva bene l'opera, non si sapeva un po' poco di questo impianto, non si sapeva la durata, la capacità, la collocazione precisa, quindi c'era un problema della distanza da abitazione, distanza da fiumi non chiara, quindi la VAS aveva detto che non poteva in questo momento esprimere ancora un giudizio definitivo. E poi l'altra criticità era legata alla popolazione che era preoccupatissima per questo possibile impianto. Comunque era un impianto che non serviva alla valle, perché la Val Fontana Buona utilizza già per lo smaltimento del proprio umido l'impianto che è collocato presso l'impianto di Rio Marsiglia. Io credo che la Val Fontana Buona sull'aspetto rifiuti abbia fatto e stia facendo la sua parte con un impianto che è all'avanguardia e che sta sostenendo non solo il problema dei rifiuti della valle, ma anche di altri comuni che in questo momento stanno conferendo in quell'impianto. Quindi di per sé ad oggi non c'è bisogno di un'alternativa per questa zona? Essendo dal piano stesso considerato un'ipotesi residua, direi che comunque il piano sta in piedi lo stesso. Ecco. Quindi stralcio vuol dire cancellata, non rimandata? Assolutamente, tutto quello che riguardava l'ipotesi di una collocazione di un biodigestore sulla zona Isolona di Orera è stato completamente stralciato dal piano dei rifiuti della città metropolitana. I gruppi di minoranza Insieme, Santa nel Cuore, Progetto per Santa e la Voce della Città hanno presentato una mozione con la quale chiedono lumi sulla decisione della giunta regionale di stralciare dalle aree contigue del parco di Portofino la porzione che ricade nel comune di Santa Margherita Ligure. Questo nonostante il Consiglio dell'Ente Parco abbia rimandato la decisione sulla riperimetrazione al costituendo parco nazionale. E i tre gruppi inoltre hanno presentato un'interpellanza con la quale chiedono al sindaco quale sarebbe l'interesse pubblico delle riprese cinematografiche sul territorio di Santa Margherita Ligure del film Murder Mystery, che prevede la presenza di Jennifer Aniston. Secondo l'opposizione inoltre ci sarà un disagio economico per i commercianti penalizzati dai mancati ormeggi nel porto durante i giorni della ripresa, che vanno dal 20 al 31 di luglio. Interrogazione con risposta scritta del consigliere di minoranza di Chiavari, sempre al centro, Lega, Sandro Garibaldi. Vista la risposta del TAR in merito al depuratore di Sestilevante, Garibaldi chiede come si sta procedendo per quanto riguarda il depuratore comprensoriale. Le sanzioni comunitarie, scrive il consigliere, sarebbero molto pesanti nel caso non si trovasse un sito idoneo e avrebbero una grossa ricaduta sui cittadini. Sandro Garibaldi chiede la convocazione di una commissione in merito. Via libera dalla Regione all'istituzione di un registro dei comuni con prodotti DECO, sia di denominazione comunale. Il testo è stato votato all'unanimità questa mattina nella terza commissione attività produttive. L'istituzione del registro impegna la Regione a valorizzare e a promuovere i prodotti locali liguri, nonché di pubblicizzare i comuni che hanno aderito al cosiddetto DECO. Il provvedimento rappresenta un volano per dare visibilità anche sotto il profilo turistico, non solo ai prodotti ma anche alle tradizioni che affondano le proprie radici nella storia della costa e dell'entroterra e che meritano un adeguato riconoscimento. Il testo dovrà essere ora votato in Consiglio regionale. Pagina ecclesiale del nostro giornale. La preghiera mariana nell'atrio dell'ospedale di Lavagna ha di fatto concluso i festeggiamenti patronali in onore di Nostra Signora del Carmine. Il momento si è rinnovato anche quest'anno come gesto di affidamento a Maria di tutte le persone malate e sofferenti. Noi eravamo presenti. Qual è l'importanza di questo momento di preghiera in mezzo ai malati? Ma tutti gli anni per la Madonna del Carmine nel santuario qui di Lavagna c'è un momento di preghiera per gli ammalati, con gli ammalati da tantissimi anni. Proprio il giorno dopo la festa liturgica. E uno degli operatori l'anno scorso mi ha detto: come mai in ospedale non si fa niente? E allora nello stesso giorno che c'è stata la messa, la preghiera in santuario, l'abbiamo pensato di fare anche qua, in questo che è un santuario in qualche modo, perché è un luogo anche di preghiera l'ospedale, quindi e, di sofferenza senz'altro, si spera di guarigione. E la Madonna ci aiuta in questo, ecco, sia nell'accettazione
e sia nel percorso anche di guarigione, quindi di ripresa, e quindi gli chiediamo questo. Molto spesso si dice pregare per i malati, ma pregare con i malati è un passo ulteriore avanti? Certamente sì, noi pensiamo spesso che il malato sia in una situazione totalmente passiva, in qualche modo lo è, e in alcuni momenti, ma in realtà invece da una parte a volte si ripensano delle cose durante il tempo della malattia, anche rispetto alla fede, che può essere andare un po' in crisi o riattaccarsi di più, è comunque qualcosa a che fare col mistero di Dio. E poi anche credo che non ci rendiamo conto, da malati anche eventualmente, di quanto è importante la testimonianza di una persona che si affida al Signore nel momento difficile. Ecco, allora un malato che vive anche un momento di testimonianza in cui si affida al Signore nel momento difficile veramente incide tanto rispetto ai propri cari, alle persone che è intorno. Ecco. Quindi in questo senso sì, non è per niente passivo che è un malato. Questa mattina nella sede della SEAC di San Colombano Certendoli si è tenuto un incontro tra i dirigenti aziendali e il vescovo Monsignor Tanasini. È stato un momento di dialogo, di confronto su alcuni temi come lavoro, assunzioni, sostegno alle famiglie, ma anche un'occasione per illustrare la situazione economica del territorio con un occhio di riguardo proprio alla Valle Fontanabuona. Subito dopo il vescovo ha presieduto la Santa Messa con tutti gli impiegati e i lavoratori della SEAC. Santa Margherita Ligure festeggia domani la sua patrona, la Santa Messa solenne alle ore 18 in Basilica, presieduta da Monsignor Gero Marino, vescovo di Savona Noli. Alle 21 il canto del Vespro e la processione in piazza Vittorio Veneto si terrà la benedizione del mare con le reliquie della Santa. Durante la serata dal pontile di Ghiaia saranno posati in mare i tradizionali lumini votivi. Gli uffici pubblici domani a Santa Margherita Ligure saranno chiusi. Non ci sarà neppure il mercato settimanale che verrà recuperato il prossimo 5 di agosto. Apriamo ora la consueta finestra sull'Arcidiocesi di Genova. La linea va alla redazione del Cittadino per conoscere gli appuntamenti più significativi in programma. Vediamo. Benvenuti nella redazione del Cittadino a Genova. È in programma sabato 11 e domenica 12 agosto a Roma l'incontro dei giovani italiani con Papa Francesco, in vista del sinodo del mese di ottobre. Il Papa incontrerà i giovani sabato 11 agosto nel pomeriggio al Circo Massimo e poi nuovamente domenica 12 agosto in piazza San Pietro al mattino dopo la Santa Messa. A Roma arriveranno giovani da circa 200 diocesi italiane. I genovesi che intendono partecipare hanno la possibilità di raggiungere la capitale attraverso un cammino interdiocesano che inizia il 6 agosto, oppure arrivare a Roma in autonomia partecipando al solo fine settimana con il Papa. Sul sito www.centrosanmatteo.org e www.giovaniliguria.it sono disponibili tutte le informazioni utili per partecipare al viaggio. E cambiamo argomento. Sono in programma dal 6 al 26 agosto i campi estivi del Movimento Ragazzi a Monteleco. I campi sono aperti a bambini e giovani dagli 8 ai 16 anni e sono organizzati in turni a seconda delle varie fasce di età. Si tratta di un'esperienza formativa ma anche di svago e di gioco, nel clima di serenità che contraddistingue da sempre la colonia di Monteleco. Per iscrizioni e informazioni www.movimentoragazzi.org. Bene, questa era l'ultima notizia, da Genova è tutto, la linea può tornare a Chiavari. Arrivederci. Ora spazio all'economia, le recenti novità fiscali in vigore, tra cui il pagamento degli stipendi, il redditometro, le questioni dello split payment, della scatola nera per le assicurazioni sono al centro della scheda di questa settimana. Vediamo il servizio. Come noto, dal 1 luglio i datori di lavoro e i committenti privati non possono più pagare in contanti gli stipendi. Il divieto vale per lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi e soci di cooperative. Le uniche forme di pagamento ammesse sono bonifici, pagamenti elettronici o in contanti, presso sportelli bancari o postali, assegni bancari o postali. Le sanzioni vanno da 1.000 a 5.000 euro per il datore di lavoro che viola l'obbligo. I pagamenti alle colf e alle badanti sono escluse dal nuovo obbligo, ma a certe condizioni.
A decorrere dal 14 luglio, le fatture emesse dai professionisti nei confronti della pubblica amministrazione non sono più soggette allo split payment, il metodo che prevede la scissione dei pagamenti per quanto riguarda la liquidazione dell'IVA. Ciascun rinnovo di contratto di lavoro a termine, anche in somministrazione, prevede un contributo aggiuntivo dello 0,5%. Il rincaro si aggiunge a quello già introdotto nel 2013 per effetto della legge Fornero, che aveva previsto un aumento dell'1,4%. Aiuti di Stato alle imprese. Qualora entro i 5 anni successivi dall'ottenimento di un aiuto di Stato venga ridotta l'occupazione di oltre il 10% nell'unità produttiva interessata, l'azienda è tenuta alla restituzione totale o parziale dell'agevolazione. C'è poi la questione del redditometro in stand-by. Viene infatti congelato l'accertamento con il cosiddetto redditometro per i controlli dal 2016. Restano validi tutti gli inviti ai contribuenti fino all'anno d'imposta 2015. E infine la scatola nera. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato una bozza di decreto ministeriale che prevede le modalità di attuazione degli sconti obbligatori sull'assicurazione professionale per chi ha la scatola nera, cioè il dispositivo per la registrazione dei dati applicato in particolare sulle auto. La pubblica consultazione è stata avviata il 9 di luglio. Passiamo ora alla cronaca. I carabinieri di Lavagna hanno deferito in stato di libertà un 49enne straniero residente a Milano con pregiudizi di polizia. L'uomo il 7 luglio scorso sulla pista ciclabile del Lungo Entella avrebbe aggredito sferrando un pugno senza motivo un suo connazionale 55enne residente a Chiavari procurandogli lesioni guaribili in 7 giorni. Mentre un 60enne di Lomarzo è stato deferito in stato di libertà dai carabinieri del Lucro Radiomobile di Genova, l'uomo è stato sorpreso alla guida del veicolo in evidente stato di ebbrezza alcolica, gli è stata ritirata la patente di guida. Ancora cronaca, viene sorpreso mentre urina tra gli scaffali di un supermercato di Deiva Marina e viene denunciato per atti osceni e danneggiamento. Nei guai, uno straniero, 47enne, che incurante della presenza di altri clienti, anche minori, si è calato i pantaloni attirando l'attenzione anche del gestore dell'esercizio. Sul posto dei carabinieri l'uomo era già noto per episodi simili. Con la sfilata di musici e di sbandieratori si è aperta la terza edizione del torneo di calcio dei Sestieri di Lavagna. 90 i ragazzi in campo alla conquista del titolo. Nell'anno del 70° anniversario della Torta dei Fieschi il torneo torna ai vecchi splendori e apre le porte dello stadio Riboli ai bambini e ai ragazzi di Lavagna. In una sola settimana verranno disputate 3 partite per sera, dal 19 in poi, finale per mercoledì 25 luglio e noi siamo andati a vedere. Servizio. Con la sfilata dei musici e degli sbandieratori si è aperta la terza edizione del torneo di calcio dei Sestieri di Lavagna. 90 ragazzi alla conquista del titolo. Nel 70° anniversario della Torta dei Fieschi il torneo torna ai vecchi splendori ed apre le porte dello stadio Riboli ai bambini e ragazzi residenti a Lavagna. Anche quest'anno abbiamo cercato di fare la formula delle due categorie, la categoria junior che è quella dei più piccoli dai 2006, 2007, 2008 e la categoria young dei 2004, 2005. Praticamente cerchiamo sempre di avere le due situazioni, l'anno scorso c'erano quelli più grandi, quest'anno abbiamo preferito abbassarci leggermente con le leve, fare i più piccoli e cercare di rispettare la territorialità. I figuranti in costume d'epoca hanno intrattenuto il pubblico con le loro esibizioni seguite dai rappresentanti delle squadre capitanate da gonfaloni dei Sestieri. Arrivati al campo c'è stata una breve presentazione e poi il fischio d'inizio. In una sola settimana verranno disputate 3 partite per sera in orario dalle 19 in poi per la conquista del titolo di campione che attualmente è detenuto dai piccoli del Sestiere di San Salvatore e dai grandi della Moggia. La finale è il 25 luglio prossimo. L'organizzazione è del Centro Sportivo Italiano e del Gruppo Storico Sestieri di Lavagna con la collaborazione dell'Istituto Comprensivo di Lavagna. Siamo sempre presenti alle manifestazioni sul territorio, specialmente Lavagna, Chiavari, dove abbiamo la nostra maggior forza. Volevo ringraziare i ragazzi che hanno fatto da allenatori e si sono adoperati per mettere insieme le squadre. Quest'anno c'era la residenza. Grazie al Centro Sportivo Italiano che ha permesso questa manifestazione, il patrocinio del Comune di Lavagna e la Lavagnese che ha permesso l'utilizzo del campo Riboli. Novità anche tra i giovani allenatori, confermato Pietro Romanengo per il Borgo, Francesco Binai per la Moggia, Catello di Somma per Ripamare e Daniele Bertani per San Salvatore. Quest'anno sono entrati nel novero degli allenatori anche Antonio Cannizzaro per Cavi e Andrea Pitti per la Scafa.
Il sindaco di Santa Cruz, David Terrazas, è stato ricevuto questa mattina dal primo cittadino di Sestri Levante. Una visita che fa seguito alla partecipazione della GIO alla celebrazione per i 150 anni della fondazione della città californiana, avvenuta nel 2016, occasione che servì per riprendere i rapporti tra i due comuni gemellati dal 2001. Tra i due centri, infatti, c'è una lunga relazione fatta di legami familiari e di amicizia dovuta alla presenza di un numeroso gruppo di cittadini originari di Sestri Levante e Riva Trigoso che in passato emigrarono proprio in California. La giornata di oggi è stata un'occasione per incontrare persone che hanno parenti e amici a Santa Cruz e per definire nuovi progetti di scambio. Nel corso dell'incontro il sindaco della città californiana ha consegnato due targhe che riconoscono la cittadinanza onoraria di Santa Cruz al sindaco e a tutti i cittadini di Sestri Levante. Fino a domenica 29 luglio l'ex convento dell'Annunziata a Sestri Levante sarà la residenza estiva della Filarmonica di Milano, un'orchestra nuova e sperimentale. Luogo di incontro tra artisti provenienti dalle più importanti fondazioni, istituzioni e teatri italiani e anche giovani musicisti selezionati. L'orchestra a sede a Milano ha come residenza estiva ha deciso di coinvolgere la Baia del Silenzio. La sua presenza si tradurrà in due serate di musica a Sestri Levante. La prima, domani 20 luglio alle ore 20, saranno proposti i brani di Prokofiev e Mendelssohn. La seconda, sabato 28 luglio alle 21:30. Gli appuntamenti della FIL continueranno quest'estate anche in altre località del territorio, ad esempio si esibirà a Rapallo lunedì 23 luglio alle ore 21:30 presso il Teatro delle Clarisse. La scoperta di un grande masso in un luogo impervio della Val Cichero con una scritta incomprensibile sta suscitando parecchia curiosità, soprattutto per gli appassionati di storia del nostro territorio. Per questo motivo Giovanni Mennella, studioso di epigrafia antica e docente all'Università di Genova, sabato prossimo alle 10 a Bedonia darà un primo annuncio ufficioso del ritrovamento. L'annuncio ufficiale, per il quale interverrà anche la sovrintendenza, sarà invece dato prossimamente dopo che saranno anche terminati i necessari rilievi e potranno essere formulate le prime ipotesi interpretative dei tantissimi segni incisi proprio su questa roccia. Questo ritrovamento è avvenuto in modo alquanto avventuroso e anche grazie all'apporto di un gruppo di volontari di Cichero che hanno aperto un passaggio in un folto intrigo di brughi, di felce, di rovi. La decodificazione della scritta potrebbe anche portare nuove conoscenze sulla vita delle popolazioni che tra protostoria e romanità abitavano proprio l'entroterra del nostro Tiguglio. Però, come di consueto, andiamo a vedere la scheda degli appuntamenti per i prossimi giorni. Può partire la sigla. Appuntamenti in agenda per venerdì 20 luglio. Alla scoperta delle curiosità e dei segreti di Santa Margherita Ligure, il Labter Parco di Portofino organizza una caccia topografica, armati di cartina e bussola. L'inizio alle 17:30 in piazzetta Sant'Erasmo. Alle 18 si terrà l'inaugurazione della mostra collettiva L'Opposto, allestita presso i cantieri MAT nella Baia del Silenzio di Sestri Levante. L'esposizione resterà aperta sino al 29 luglio, dalle 18 alle 23. Torna la tradizionale festa dell'agricoltura, organizzata dalla cooperativa agricola Lavagnina. Si terrà a partire dalle 19 nei giardini della scuola elementare Riboli di Lavagna. In programma cena, serata danzante e sottoscrizione a premi. Dalle 19 sulla piazza di Rupinaro a Chiavari si svolge la 27esima sagra di San Giacomo. Dalle 19 sarà servita la tradizionale caponnada e altre specialità tipiche, il tutto a cura del gruppo Omide Ruinà con la collaborazione dei giovani del quartiere. Quinta edizione della Sagra del Panfritto a Francolano di Casarza Ligure sul sagrato della chiesa di Nostra Signora della Speranza. L'apertura degli stand alle 19:30, dalle 21 musica live con l'orchestra La Nuova Favola, Magnoli e Messina. Al via la nona edizione di Sestri Music Festival, la rassegna musicale a cura della Filarmonica Sestrese. Il primo appuntamento è alle 21 in via Brinna, Riva Trigoso, in occasione della Sagra del Bagnun. Alle 21, all'Auditorium San Francesco di Chiavari, il Teatro Dialettale Stabile della Liguria porterà in scena Ratelle e Sciarbelle, tre atti di Vito Elio Petrucci e Carla Lauro. La serata fa parte della 31esima edizione della rassegna teatrale in dialetto Elio Rossi.
Sempre alle 21 in piazza della Chiappa a Rapallo, incontro sul tema A testa in giù per guardare il mondo, in occasione del festival Polvere di Magnesio. Saranno presenti alcuni campioni italiani di ginnastica artistica come Arianna Rocca. In occasione di Carasco sotto le stelle, la compagnia Quelli de Navotta porterà in scena Curpa di Gnocchi e della Mu, commedia brillante in due atti di Loredana Conte, l'inizio alle 21 nei giardini di Via Piani. E infine alle 21.30 alla Torre del Borgo di Lavagna, la compagnia GCAP rappresenterà Vizio di Famiglia di Edoardo Erba, in collaborazione con l'associazione I Caleido Fuochi. Proseguono gli appuntamenti estivi del CIV, ci vediamo in centro a Chiavari. Domani sera torna la grande abbuffata, quest'anno dedicata allo street food, coinvolta le vie del centro storico. La seconda serata sarà il prossimo 9 di agosto, in quel caso il tema sarà serata havaiana. A Rapallo invece domani è il primo giorno di iniziativa Tramonti di Montallegro. Poi tre giorni, venerdì, sabato e domenica, che sarà possibile ammirare la città da una mongolfiera. Biglietti e informazioni dallo yacht del lungomare. La mongolfiera parte dal campo sportivo Macera a partire dalle ore 21. E prosegue il nostro viaggio nel mondo giovanile, tra i ragazzi che dedicano un pochino delle loro vacanze ed esperienze di approfondimento e gioco. Questa settimana la rubrica Estate Giovani ci farà incontrare ragazzi di prima e seconda media delle parrocchie di Santa Margherita Ligure, che hanno trascorso un breve soggiorno a Villanoce, e la quinta e la prima media della Val Fontana Buona a Barbagelata. Una anticipazione, la vediamo insieme. Ciao, semplicemente ciao. Qual è il tema del campo? Il tema che ci ha accompagnato in questo campo dei discepoli è il tema dell'amicizia, l'amicizia con Gesù, l'amicizia tra di noi e l'amicizia dentro la comunità cristiana. Questo tema ha accompagnato anche i due campi precedenti, i figli amati e perdonati, gli invitati e i figli della luce. Per esempio, adesso che tipo di lavoro state facendo? Qui stiamo lavorando su un film che abbiamo visto ieri che riguarda il tema di questo campo, che è l'amicizia. Abbiamo visto i film di Iriponte di Terabitia e quindi stiamo lavorando su quale tipo di amicizia, soprattutto oggi. Abbiamo iniziato la proposta stamattina con il tema la libertà, vivere la libertà nelle amicizie. Spieghi qual è il tema del campo e perché è stato scelto? E abbiamo scelto il tema della fragilità. La fragilità come elemento che appartiene alla vita di ciascuno. E in questo senso il primo passaggio che ci proponiamo è un passaggio di onestà e di rapacificazione con se stessi. Come mai hai deciso di tornare? Perché è divertente, mi piace. Poi è il primo campo che faccio dormendo in un altro campo, quindi è bello. Quali sono le cose più belle secondo te che si fanno al campo? In questo campo le cose più belle sono anzitutto che dormi qua con tutti i tuoi amici, quindi ti puoi divertire. Poi si vanno anche nei boschi a giocare a vari giochi e si sta molto all'aperto invece e non si possono manco usare il cellulare tanto la sera per chiamare i genitori. Quindi è anche un gioco per annegare più amicizie. La puntata di Estate Giovani va in onda questa sera 21.10 su Telepace 1 al canale 15 del vostro telecomando. E con questo termina il giornale anche questa sera. Prossimo appuntamento come sempre rinnovato domani 12.45 TG13. Grazie per la vostra cortese attenzione, vi lascio ai programmi serali sulla nostra emittente, vi auguro una buona serata, arrivederci.